ragazzi, come va? Spero tutto bene. Chi sono lo sapete già e oggi avrete creduto che ho truffato un truffatore. Volevi! E invece no, siete stati trollati. A parte gli scherzi, voglio cogliere l'occasione con questo video di mostrarvi tutto ciò che sono riuscito a percare full perk fino ad oggi. Tutte le mie armi, le mie preferenze, ammetto che qualcosa è andato perso. Molte armi le ho riciclate per riottenere indietro le risorse. Questa è la mia situazione nel gioco più o meno 480 giorni dopo la mia iscrizione su Salva al Mondo. Non mi ricordo precisamente, sappiate che uscirà un video a riguardo non appena raggiungerò i 500 giorni. Ma perché ho fatto questo video, voi vi starete chiedendo, e soprattutto perché gli ho dato questo titolo? Innanzitutto ci tengo a precisare che questo video non va contro nessun canale che porta truffe, assolutamente, io non sono il ragazzo che giudica, assolutamente no, e non va contro le persone che truffano e non va contro chi è stato truffato. Questo è un modo mio per esprimere quello che mi riguarda nel gioco, quello che sono riuscito a ottenere oggi. Certo, la copertina vi è piaciuta, devo dire, mi sarebbe piaciuto anche a me fare una copertina del genere, le vedo spesso in giro. E detto questo, voglio cogliere l'occasione per chiedere a voi quali potrebbero essere i prossimi progetti che tiro su. Semplicemente questo, raga. Abbiamo fatto un sommario, d'altronde non mi sembra di averlo mai fatto da quando ho aperto il canale. Voglio fare giusto due chiacchiere con voi con questo video, prendermi una pausa da tutto quello che è... da tutto quello che sono i tutorial, appunto, perché ne sto facendo veramente un sacco. Voi non credete, ma anche farmare le risorse, i miei progetti, insomma, tutto ciò che serve ci richiede del tempo, sia a me sia ai miei amici che portiamo questo genere di video. Comunque ci viene abbastanza, non difficile, perché lo faccio con molto molto piacere, anzi. E poi vedere che a tutti voi, insomma, vedere che tutti voi mi seguite con così tanta attenzione, vedere che mi fate così tante domande, a me non può far altro che piacere. E vi informo già che ci saranno ovviamente le live dove vi farò partecipare a sessioni di gioco insieme a me, senza problemi. Comunque, voglio cogliere questa occasione e farvi vedere un po' che cosa ho percato. Sì, nell'inventario ho lasciato qualche arma che non è mia, eh. Guardate, tipo l'obliteratore full perk non è mio, questi due ruggiti non sono miei, uno è buggato, uno è full perk, non mi ricordo perché ce li ho nello zaino, uno sì, me lo ricordo, lo so benissimo. Gli altri progetti sono tutti miei, se non ci credete, raga, basta che andate a vedere uno dei miei ultimi video e vi accorgerete che sono tutte mie. Detto questo, che cosa abbiamo finora? Oggi è il 10 marzo. Oggi ne abbiamo 11, giusto? Fino al 10 marzo 2019 io sono riuscito a tirarmi su 130! Allora, un'apparizione, un'aquila calva, un bazooka. Raga, bazooka a me piace tantissimo, certo, ce ne abbiamo mille, ma l'RPG è sempre l'RPG. Il bobcat, un bulldozer, uno scaroro. Questa cicuta non è mia. Axow, fucile tubo vuoto, tutte full perk quelle che vi sto elencando. Fucile di precisione, tubo vuoto, abbiamo il Frostbite, abbiamo il colpo rapido fondatore che mi ha accompagnato praticamente dal primo giorno che ho messo piede in questo gioco. È un po' la mia pistola compagna di vita, no? Quest'arma natura. Mi ricordo quando ho cominciato a giocare che usavo solamente lo straniero, raga. E lo straniero, si sa, è utile per farmare. Io mi sentivo veramente inutile perché vedevo i ninja in giro che spaccavano tutte quelle abilità, soldati con le minigun. E il mio straniero che mi avevano dato manco aveva il Teddy. Cioè, era lo scout ricognitore, per intenderci. Aveva soltanto l'elettrotore e mi sentivo molto molto limitato. Infatti non vi nascondo che all'inizio un po' ero demotivato. Poi mi sono portato su il mio ninja da verde a blu, da blu a viola, da viola a oro. Mi ricordo ancora il ninja sentinella perché era l'unico che il gioco mi aveva regalato. Sì, raga, prima era veramente impossibile, non vi davano armi. Io ho affrontato tutta Val Arguta con uno scar viola perché non si potevano potenziare i progetti, prima non si poteva fare tutto ciò. Comunque, continuiamo con le nostre armi. Abbiamo un cigno, abbiamo l'idra, il lanciapale di neve, ottimo, raga, ottimo. Quanti me ne sono craftato? Probabilmente l'arma che mi sono craftato di più. Se ci fosse un countdown, un conteggio, secondo me sarebbe lei, senz'altro. Il lancia Halloween, abbiamo la macchina da scrivere, che ha cambiato sembianze molte, molte volte. La mitragliatrice leggera al mercurio, ottima arma. Poi abbiamo il rasoio, che
Il rasoio, raga, è stata la prima arma oro che sono riuscito a ottenere ad energia. Infatti, quando ancora c'erano le Perk Legacy, mi ricordo che tutti volevano il mio rasoio. Ora l'ho fatto ad acqua perché sì, mi interessa averlo così. Poi abbiamo un super trinciatore, abbiamo il soffio del drago, abbiamo lo schioppo, abbiamo lo schiantadiga, lo scavafosse, la rubacuori, la Whisper 45. Fucile precedente tubo vuoto, questo è sempre mio di potenza un po' più inferiore. Queste ultime 4, queste ultime 3 non sono mie. Passiamo alla sezione delle spade. Nella sezione delle spade, io probabilmente ne ho molte, molte meno rispetto alle armi. Avete ragione, infatti, voglio portarmi su un po' di martelli, un po' di attrezzi, un po' di roba varia. Però, tutto sommato, non mi posso lamentare perché ho un'affettatrice Vindertech. Abbiamo una falce elegante. La Masamune fiammeggiante fondatore non è mia, ma è di mio fratello. Poi abbiamo il polverizzatore. Abbiamo il pugno a leone terzo, il pugno del drago e prossimamente la palla. La palla è già 130, se vedete, però non è ancora full percata perché mi interessano solo le perk di movimento, no? Per intenderci. E questo è il mio sommario per oggi. Vediamo se droppiamo tutto. Rischiamo di occupare tutta la mappa. Eccole qua, raga, tutte le mie armi. Beh, per voi non c'è soddisfazione a portarsi su tutti questi progetti e quando vuoi ti crafti l'arma che vuoi? Secondo me è tanto tanto soddisfacente. Certo, il gioco ha delle pecche, ha tanti bug che andrebbero sistemati. Però devo dire che mi piace veramente un sacco. Mi piace veramente un sacco questo gioco. Sono stra contento di averci investito così tanto tempo e soprattutto di aver investito così tanto tempo anche nel canale, perché bene o male, ora comunque qualcuno guarda i miei video e tutto questo mi fa veramente molto molto piacere. Dunque, raga, che dire? Io in questo video vi chiedo quali potrebbero essere le prossime armi che mi devo potenziare. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io non aspetterò altro che la vostra risposta, sono stra curioso. E detto questo, vi saluto, ma non temete perché ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!